Ciao ragazzi, oggi ho il piacere di incontrare Michele Torresi, il designer di Pantofola d'Oro. Innanzitutto piacere Michele. Piacere mio. Io ti voglio fare subito una domanda, voglio sapere cosa c'è di speciale nel disegnare per Pantofola d'Oro. Disegnare per Pantofola d'Oro è speciale perché è una delle prime aziende di scarpe da calcio al mondo. Questo significa che è un'azienda che ha una storia autentica alle spalle e ha una schiera infinita di vecchi campioni dello sport e del calcio che hanno indossato appunto le nostre scarpe. Pantofola d'Oro appunto ha una storia incredibile alle spalle. Questo mi permette di lavorare in un prodotto che ha un'anima genuina e non artificiale come magari in tante altre aziende in cui bisogna appunto costruire delle storie dietro al prodotto. Chiaramente, poi stiamo parlando di un'azienda italiana, tu sei marchigiano, quindi un territorio direi storico per la scarpa. Sì. Voglio sapere cosa vuol dire lavorare per un'azienda vicino a casa. Allora, ha due aspetti positivi. Uno è il fatto che ti rende orgoglioso lavorare, a me personalmente rende orgoglioso lavorare per un'azienda locale che però ha una risonanza a livello globale. Perciò il prodotto Pantofola d'Oro è conosciuto in tutto il mondo e questo diciamo è un motivo di orgoglio appunto. Poi dall'altra parte è anche molto più facile lavorare per un'azienda vicino a te perché hai un controllo nei processi di design, processi produttivi che in altre aziende magari non potresti avere appunto per via della distanza. Chiaro. Quindi è molto importante avere questo fattore diciamo che aiuta il lavoro senza dubbio. Assolutamente. Sono curioso e voglio sapere quanto passa e cosa succede dal design della scarpa a poi effettivamente la realizzazione della scarpa. Quindi. Noi partiamo così, di solito quando bisogna fare un prodotto nuovo io faccio subito appello all'archivio storico di Pantofola d'Oro che è infinito. Inizio diciamo raccogliendo dei dettagli delle scarpe storiche e poi li combino con elementi di design più contemporanei. Una volta fatto questo, fatti i primi schizzi, diciamo, i primi designs, passa all'approvazione dell'azienda. Una volta approvato il disegno, diciamo che in un giro di una settimana abbiamo già una scarpa in mano, proprio perché tutto l'indotto, diciamo, calzaturiero è vicino alla sede dell'azienda, è vicino a dove tutti noi abitiamo. Perciò abbiamo accesso a qualsiasi tipo di risorsa, materiali, nuove tecnologie di suole, forme, qualsiasi cosa in brevissimo tempo. Quindi passa davvero pochissimo. Passa tempo. Veramente poco. Passa. La mia scarpa preferita di Pantofola d'Oro è sicuramente la Superleggera. Questa scarpa fantastica. L'hai disegnata tu? Sì. Voglio sapere qualcosa allora, di più. Allora, il progetto Superleggera, questo poi tra l'altro è la Superleggera 2.0, è la seconda quella iterazione, nuova, sì. Sì, è quella nuova. Allora, il progetto Superleggera nasce per venire incontro alle esigenze di un mercato più giovane. Diciamo che il calciatore tipo di Pantofola d'Oro è un po' un trentenne abbondante, un po' nostalgico, sì. Che ricorda il periodo d'oro degli anni 80 e 90 dei vecchi campioni Pantofola. Chiaro. Che ama una scarpa un po' più strutturata, un po' più pesante, con dei pellami più pregiati. Però per venire incontro appunto a un audience più giovane abbiamo creato questo progetto in cui ci sono dei tecnicismi molto più elevati, è una leggerezza incredibile, il fondo è stato studiato con un'azienda locale usando dei materiali molto innovativi, la tomaia è costruita con pelle di canguro che è estremamente resistente e leggera e questo diciamo si discosta leggermente da quello che è il nostro standard di design, però mantiene comunque dei dettagli, delle piccole note tradizionali di Pantofola. È un target più giovane, quindi ecco perché ti piace. Ci ho preso gusto, ti faccio l'ultima domanda. Vai. Voglio sapere quali sono le novità che ha in serbo Pantofola d'Oro. Allora, Pantofola d'Oro per lo store di Milano di Calcio Shop, te lo do in anteprima. Bravo. Ha sviluppato una piattaforma che permette di configurare la Superleggera 2.0 e quindi diciamo tutti i clienti potranno personalizzare la scarpa con materiali, colori e pellami direttamente dallo store e addirittura si possono inserire vari ricami, firme, qualsiasi cosa.
Perfetto, vi ha già detto tutto Michele. Ragazzi, ci vediamo nello store di Milano. Per me è stato un piacere, anche grazie Michele. Grazie. E noi ci vediamo nel prossimo video.